Eccoci qua, eccoci ancora a un appuntamento con le nostre chiacchierate con i cantautori, con gli autori di musica. E oggi parliamo con Mariella Nava. Benvenuta Mariella, ciao, benvenuta ben a chi ci trovata. sta. Io dico ascoltando perché sono abituata alla radio, ma in realtà ci stanno anche vedendo. E, Mariella Nava. Mariella è una cantautrice e autrice anche per altri cantanti. È imprenditrice. Abbiamo scoperto da ultimo, è una donna attenta, in realtà fin dall'esordio, alle vicende degli altri, a quella che noi chiamiamo comunemente realtà. Tanto vero che nel 1988 debutta con l'album Per paura o per amore, che è targa Tenco, migliore opera prima, e il brano di apertura di questo album è dedicato alla maestrina dello spazio, Christa McAuliffe, che è questa... purtroppo giovane insegnante che è stata coinvolta nel 1986, quindi 2 anni prima che uscisse l'album, immagino tu lo abbia scritto magari a caldo, poi se vuoi ne parleremo, nell'esplosione dello shuttle. E sarebbe stata una cosa molto bella, no? Una cosa molto immaginifica, questa giovane insegnante statunitense che avrebbe fatto lezione a tutti i ragazzi o a tutte le persone, a tutti gli ascoltatori del mondo. E il mondo per il mondo intero insegnerò davvero. Scrive per lei e di lei Mariella. E il brano si intitola 28 gennaio, con la data dell'esplosione, ed è un brano che interpreti tu stessa. Ma, come dicevamo all'inizio, oltre che cantautrice, tu sei autrice per molti cantanti come Morandi, Renato Zero, Mietta, La Bertè, Vanoni, Tosca, Mango, insomma, cito quelli che peraltro sono più affini al mio cuore. E attualmente stai sperimentando, perché mi pare appunto di poter dire che tu sei una che sperimenta molto, stai sperimentando insieme ad altre due colleghe e amiche, evidentemente, parlavamo 2 settimane fa con Grazia Di Michele, è stato un incontro molto bello, e questa scrittura a 6 mani, questo stare in scena in tre donne che condividono il palco, che aprono il palco ad altre, le nuove generazioni di donne, di cantautrici. E inoltre, poi va bene, questo lo dico io perché magari te non lo diresti, appunto il Emergency, no? Avrà parte dell'incasso e avrà parte dell'incasso anche del CD che uscirà da questo vostro lavoro. Evidentemente la scrittura a 6 mani costringe ad uscire dalle proprie abitudini, dal proprio egoismo, ma proprio io. Ove possibile, e si forma una creatura nuova che è una creatura appunto a 6 mani e a 3 teste. Allora mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' che significa scrivere insieme ad altri e che significa e perché aprite il palco passando il testimone a queste nuove generazioni, che vuol dire essere una donna che scrive musica e canzoni ancora nel 2020. Beh, intanto grazie per aver introdotto così bene il mio curriculum, no? Il mio percorso, partendo proprio da quella storia della maestrina. Beh, cosa significa scrivere a 6 mani? Significa, come hai detto tu, mettersi a servizio anche di altri generi, no? Un po'. Devo dire che mi ci sono un po' allenata io, perché la mia storia nasce per scrivere canzoni per altri, soprattutto. E quando ho scoperto, insomma, di avere questo dono della scrittura, della creazione di piccole forme d'arte, quali possono essere appunto le canzoni, non pensavo di avere anche una voce mia, una mia personalità, un mio carattere, insomma, non l'avevo ancora scoperto, devo dire la verità, nessuno me l'aveva fatto notare. Quindi ho sempre pensato di scrivere e donare prima al foglio, poi all'aria, e poi tentare, fare questo passo di tentare di vestire, ecco, altri mondi, no? E per cui questo mettermi a servizio mi ha allenata, come ti dicevo prima, e mi ha già resa pronta a non pensare a me. Quindi adesso, in questo ulteriore incontro di stili, ho richiamato quello che era forse il mio scrivere degli albori, dei miei albori, del mio inizio, del mio esordio, perché mentre adesso
insomma, servo anche un po' di più il mio mondo, la mia voce, insomma, nel percorso che ho fatto fino a qui, ho ritrovato quello che facevo di più prima, cioè non pensare a me, ma pensare soprattutto a scrivere qualcosa, quindi a creare una sostanza che non appartenga soltanto a me, al mio stile, al mio modo di sentire, ma che parta da me, quindi dal mio sentire sempre, ma a servizio e all'incontro di qualcun altro, che debba essere appunto prima Grazia e prima Rossana, e in qualche modo sono anche loro che mi attivano questa selezione di cose, di ricerca, perché per ovvie ragioni anche loro che sono, insomma, abbastanza definite fino a qui nel loro percorso, nel loro cammino artistico, sanno esattamente cosa vanno a trovare, cosa vanno a cercare. Quindi c'è un incontro-scontro e un setaccio naturale di cose che servono a tutte e tre, e che non da sole nessuno avrebbe tirato fuori, insomma, nessuna di noi, perché sì, perché è giusto, perché deve essere un denominatore comune esattamente in cui ritrovarci, e che quando ascoltiamo così anche a distanza di tempo, perché le lasciamo un po' lì le cose, lasciamo che abbiano una lievitazione naturale, ecco, e poi quando l'ascoltiamo ritroviamo tutto, ritroviamo noi, ma ritroviamo anche quella bellezza che forse non sospettavamo, perché ma davvero l'abbiamo scritto, davvero l'abbiamo tirato fuori questo, e questo è sorprendente. No, questo lo capisco, no? Perché appunto è inedito per tutte e tre, è uno stile sì. Nuovo per tutte e tre. Esatto. Ma litigate esatto. Anche, scusami, questo è proprio il gossip. Beh, ma è necessario perché sono quelle smussature che rendono utile, come ti dicevo, la nostra ricerca a certo. Tutte e tre, cioè perché altrimenti ognuno andrebbe per un qualcosa di più definito, che invece non deve essere chiuso, no? Deve rimanere nella capacità di entrare nel mondo dell'altro, quindi è molto bello proprio saper anche scontrarsi per poi tirar fuori col sorriso invece la soluzione, cioè non è un litigio, in realtà è un confronto acceso. È un confronto acceso, che è bello, perché nessuno si impone perché vuole assolutamente una nota o una parola in quel momento. Beh, qualche volta è successo di voler difendere, ecco, una posizione, un sentire, sempre però per un bene comune, per un'accensione buona di qualcosa, insomma. Quindi la difesa c'è, però non è mai improduttiva. Cioè, magari lasciamo che le cose si possano un po' sedimentare, come ti dicevo prima, per poi tirar fuori la soluzione ottimale per tutte e tre. Questo è. Guarda, in qualche modo, non volendo, stai rispondendo un po' già alla domanda che ti voglio fare adesso, no? Perché abbiamo detto che tu hai cominciato parlando di cose concrete, di cose reali, e poi nel tempo ti sei dedicata sempre di più o alternativamente comunque a temi civili, no? Per esempio, sì. Mi ha colpito molto il brano che tu hai scritto per l'AMNI, l'Associazione Italiana dei Mutilati Invalidi del Lavoro, che accompagnato tra l'altro da un video molto bello di Libero De Rienzo, nel quale compaiono sia persone, vere vittime, fotografie di vere vittime del lavoro, sia attori come Elio Germano. Ecco, questo brano, tra l'altro, ecco, mi piacerebbe leggere un pezzettino per così per far sentire come scrivi, no? Come commentarlo anche. Dici così: ho mani ruvide se ti accarezzo, e forse odoro anch'io come ogni attrezzo, e poi ancora nell'aria acre la mia bocca asciutta, perfino questa bianca calce scotta, e intorno già la primavera butta. Allora, queste non sono rime banali, tu riesci ad avere un uso antiretorico di immagini molto concrete, e nello stesso tempo le guardi, no, da un punto di vista, le fai volare in qualche modo, per usare una terminologia così molto comune. Allora, in questo caso, come in altri, per esempio con Il nome di ogni donna, anche la canzone che tu hai scritto, appunto candidata al premio Amnesty International alla sezione Italia per una tra le migliori canzoni sui diritti umani dell'anno precedente, mi sembra, e questa infatti era la domanda che ti volevo fare e in parte mi ha già risposto, che tu abbia la capacità di identificarti nella, ecco,
No, perché quando si scrive di temi civili è sempre un terreno molto scivoloso, perché si rischia di cadere nella vero. retorica. Per quello ci tenevo a leggere un piccolo brano, Assolutamente, è un perché rischio che si corre sempre. rischio che si corre sempre, al quale mi sembra che tu riesca a sfuggire, a svicolare, appunto, uscendo da te. Però parlamene tu se vuoi Sì, della situazione. divento protagonista della storia spesso, mi piace parlare in prima persona. Scelgo la prima persona proprio per vivere sulla mia pelle, per far correre lungo il mio corpo quelle sensazioni che si possono provare, i pensieri reali. E per ridurre al possibile, ridurre totalmente la distanza che può esserci tra uno che racconta e uno che ascolta, no? E far entrare, e divento quasi spesso l'inquadratura di quella storia, cioè vado a vedere anche la luce, l'ombra e il chiaroscuro, cioè mi piace proprio delineare la scenografia del racconto, di tutto, entrarci dentro e fare entrare chi ascolta la canzone per capire anche il mio accostarmi con verità. Ecco, e con rispetto anche a quel dolore che vado a raccontare. Non è cosa semplice. Lo immagino, ma tu quindi ti documenti, immagino, ascolti e Sì, a poi lasci lì. volte vado proprio a vivere delle storie, cioè le vivo da vicino, ma le respiro, le tocco con mano, ci sono vicino, ci voglio star dentro. E a volte è capitato proprio di poterle vivere veramente. E io, cioè, penso di essere stata sempre nella massima onestà nel voler raccontare e toccare, ripeto, con grande pudore sempre molti temi caldi, molti temi che mi stanno a cuore e che credo che facciano parte della vita di molti, insomma, di tanti. Beh, c'è cioè il Rainer Maria Rilke che diceva che per scrivere un verso che sia buono bisognava aver fatto, e fa tutto un elenco di cose che bisognava aver fatto. Sì. Mi sembra che stiamo dicendo questo, in altre parole, cioè stiamo dicendo tu, mi sembra di capire che metta a disposizione la tua esperienza, a disposizione storie di altri, no? O di Certo, musica di oppure altri. Come dicevamo nella prima parte, musica nel senso, no? Io sì. pensavo che la musica e la canzone nascessero insieme, tu mi dici, da quel che capisco, che interpreti la personalità del cantante che dovrà poi avere quella canzone da te, e nello Sì. stesso tempo, anche appunto nel caso delle vittime del lavoro, delle donne vittime di violenza, eccetera, no? Metti a disposizione evidentemente qualche cosa di tuo, non che tu lo debba aver vissuto per forza, però, no? Sì, Qualche sentimento. respirato sì, toccato sì, come ti dicevo prima, letto fino in fondo. Mi ricordo quando ho scritto, per esempio, proprio Lettera, dopo l'attentato di Falcone sulla vedova Schifani. Cioè, prima c'è un voler assimilare la storia, un voler centrare dentro, prima di poterla raccontare con verità, insomma, con la massima verità Quindi possibile. ti capita anche di parlare con le persone delle quali poi racconti? Quando è possibile, sì, Lo quando è fai? possibile, sì, con persone che abbiano vissuto determinate cose che poi amo conoscere prima di poter raccontare. L'ho fatto anche per piano inclinato, dopo aver letto anche un libro, ho parlato con persone che erano sieropositive sull'HIV, insomma, con medici, cioè voglio proprio entrare nello specifico, non dire baggianate quando scrivo, ecco, non mi Sì, no, piacerebbe scrivere. fai un uso della musica, un uso concreto della musica, no? Sì, poi la musica arriva a condire il tutto e a supportare il tutto. Ancora questo poi è un altro esercizio che ho fatto nel tempo, perché avendo studiato, insomma, musica classica, composizione, ho avuto un maestro fortissimo, insomma, di conservatorio, che mi stimolava a scrivere sempre come tirare fuori la fisica dalla terra. E quindi diceva che la musica
che noi andiamo a cercare. Se, lui diceva sempre, tirava fuori questo esempio, diceva noi siamo dei minatori, no? Andiamo a trovare l'oro, c'è già, però noi lo dobbiamo scovare, ecco, quindi scegliere sempre il meglio, le notti migliori, se ci possono essere, quali sono, la combinazione infinita, che è quasi matematica, ma è bellissimo, è tutta un'altra materia. Allora, tutto questo però, metterla anche al servizio del racconto, no? E diventa un tutt'uno talmente potente. Io dico che dentro la scrittura buona, e lo racconto anche alle ragazze che devono scrivere quando mi capita, insomma, di fare dei seminari, dico sempre che noi poi donne abbiamo ancora di più questa attitudine di entrare in profondità nelle cose, quindi cioè possiamo anche avere questa grande capacità di essere esplosive, atomiche, è veramente un concentrato nucleare, una canzone, no? Perché dura pochi minuti, però può avere veramente una capacità di entratura fortissima. E quindi, siccome noi siamo molto brave a descrivere tutto quello che è l'intimità, il mondo interiore, la riflessione, ecco, non accontentarsi mai, andare sempre a mettere insieme quel cocktail che serve, ecco, tra musica e parola. Ed è bello averlo trovato e sentirlo, cioè sale una frase, sale un'intenzione in una frase che dobbiamo raccontare, sale una domanda in un contenuto, in un verso, deve salire anche la musica. Ecco, quindi io sono poi una che ama le modulazioni, che ama non rimanere statica, non rimanere sempre nell'ossessione ripetitiva, insomma. O se ci deve essere l'ossessione anche nel verso, allora deve essere giustificato. Quindi è tutta una costruzione che ho messo a punto, che è una ricerca che è veramente molto mia, molto personale, voglio dire. Beh, molto bella questa cosa che dici, no? Della musica quasi trovata, no? Quasi certo. Già esistente in natura e che uno deve in qualche modo percepire in questo spazio altro. Diceva proprio, noi siamo dei fisici, diceva il mio maestro, noi siamo dei fisici, capisco, che dobbiamo tirar fuori, capire, numerare, se vogliamo, no? la regola fisica, però il principio c'è, lo dobbiamo scoprire, ma il principio esiste, quindi noi dobbiamo andare a rilevarlo. Poi mi hai risposto anche a questa domanda che ti facevo sulla musica della scrittura delle donne, no? Quindi che sì. Più attenta alle profondità, diciamo così, o forse anche alla realtà, no? Forse mi sembra che ci sia anche un'attenzione, ecco, questo mi prepara all'altra domanda che voglio farti, mi sembra che ci sia anche un'attenzione appunto a questo rischiosissimo tema civile, sociale da parte delle donne. E veniamo a questa domanda sul tuo essere imprenditrice, no? Come dicevamo prima, un po' scherzando, un poco no, nel senso che tu nel 2013 effettivamente hai fondato un'etichetta, quindi sì. Sei tu la direttrice artistica di questa etichetta, scegli, ti vengono proposte no, delle canzoni, delle musiche da pubblicare e cosa scopri? Perché mi interessa molto, una doppia domanda, sapere come si concilia questo tuo lavoro editoriale con la tua libertà creativa e cosa scopri del nostro futuro, del futuro della nostra musica, della nostra scrittura musicale, appunto, avendo sotto gli occhi gli inediti, diciamo così, di questi giovani. Beh, scopro che c'è tanta preparazione nei ragazzi, moltissima, anche musicale. E scopro anche che tutto quello che spesso il mercato offre non è quello che c'è, nel senso è solo una piccolissima parte del grande tesoro che abbiamo. Perché guarda, ragazzi e ragazze sono fortissimi, cioè io ne trovo tanti e molto interessanti, e poi scopro che c'è anche tanta musica lasciata in silenzio, scopro che c'è tanta musica che potrebbe anche essere ancora suonata, riscoperta, e le multinazionali invece si sono autolimitate nella produzione perché hanno una grande paura, visto che il mercato, soprattutto quello del vinile o quello del CD, è sempre molto limitato, molto piccolo, e pensano che sulle nuove tecnologie attraverso cui si fa uso della musica e si fruisce, insomma, ci siano soltanto dei fruitori, appunto, giovani, soltanto giovani. Invece non è così.
forse anche questo Covid che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, contro cui stiamo lottando, ci ha messo di fronte a una nuova realtà, e cioè che anche persone di un'età maggiore si sono ormai, come posso dire, tecnologicamente approntate e preparate per vivere insomma anche l'insegnamento piuttosto che il proprio lavoro attraverso i computer, e quindi anche l'ascolto della musica può essere rivolto a persone che hanno la produzione della musica può essere rivolta a persone che hanno anche 50, 60 anni, 70 anni, ma perché no? Perché no? No, beh, certo, ormai... perché no? Però e quindi perdonami. No, dimmi. No, dico che da quello che stai dicendo capisco che anche in musica, come in letteratura, c'è un mainstream e un sommerso, sì. E c'è anche però un misterioso. Un misterioso pregiudizio che hanno le case discografiche o le case editoriali, nel caso della letteratura, sui lettori, sugli ascoltatori. Certo. Che andrebbe smentito, perché in realtà siamo tutti molto più preparati di quanto non si immagini. Assolutamente. Va smentito. Io, da imprenditrice piccola quale sono, certo, scopro che c'è tanto ancora da poter di cui poter godere. E come dici tu, e non è soltanto nella musica, ma anche nella poesia, nella letteratura, nel cinema, cioè anche nella TV, perché la TV, una volta che rimane, ricordiamo, un grande servizio pubblico importante, non aveva restrizioni, non si autoponeva restrizioni, ma veramente apriva anzi le menti, apriva la possibilità a chiunque, no? Di acculturarsi nel vero senso del termine, nella vera accezione. Quindi io mi ricordo, ero bambina e davanti a quelle piccole televisioni, perché un tempo c'era anche una corsa ad avere tutto in miniatura, no? Quindi non so se ti ricordi anche tu, c'erano delle televisioni con le antenne sopra e io le ho viste, però non ce l'avevamo noi la televisione, per una scelta politica, però ecco. però io mi ricordo in bianco e nero, io ero bambina e mi ricordo Giuseppe Ungaretti che un sabato sera, quindi in un varietà, insomma, c'era lui che declamava la sua poesia, quindi voglio dire, io ero lì davanti ed entravo in quel televisore, e sai quanto è stato importante quel "non gridate più" di Ungaretti, letto da lui con la sua voce, "non gridate più", e ricordo la mano, ancora la sensazione della mano della mia mamma, insegnante elementare, che mi toglieva, mi faceva indietro, perché diceva "non stare così vicino alla TV, ti fa male", perché io proprio entravo, e quindi pensa, una bambina e un Giuseppe Ungaretti, pensa che viaggio lì c'è stato. Bellissimo. E per capire quanto può essere stato importante anche quel momento in me da bambina, quindi non si pensa, non si può pensare, non si può sapere, no? Eppure quanto è stato importante per accendermi un interesse per una poesia, per una vocazione, no? Alla scrittura, a qualsiasi forma di creatività. Quindi lo voglio dire, perché magari quanta televisione oggi si potrebbe fare in questo senso, anche per i giovani, anche per i bimbi addirittura, per i bambini, e noi non ci pensiamo mai. Beh, ti ringrazio personalmente di questo ricordo, come immagino tanti altri lo faranno, perché cioè, immaginare a questo incontro, questo scaturire della scrittura, sì, per un incontro con un poeta in televisione, mi illumina il resto della giornata. Ma tu lo sai, anche quando ho iniziato a studiare musica, per dire, c'era Intervallo, non so se anche questo ve lo ricordate, Intervallo con la toccata di Paradisi. Beh, io quando ho iniziato a studiare chiedevo, volevo fare quella musica bellissima, quella dell'arpa, no? E poi c'era anche trascritta per pianoforte. Ecco, per dirti quanto l'ascolto di qualcosa che ti arriva inavvertitamente, che non puoi capire perché non ne hai ancora le cognizioni, no? Per poterle tradurre, quelle sensazioni, però quanto scavano dentro te, quanto formano dentro te, quanto viaggiano e quanto ti spingono verso una ricerca. Quindi questo è un dato che voglio fornire, perché è veramente importante per chi fa attraverso la televisione, no, quest'opera di incentivazione al sapere. Beh,
Allora, dico due cose. Uno, che negli anni Ottanta c'era un programma che si chiamava L'Aquilone e c'erano delle sfide tra poeti, quindi non per dire... Certo. Ed era seguitissimo, tra l'altro. Sì. Seconda cosa, che questa cosa che tu dici mi solleva molto e mi incoraggia. Io sono 10 anni che vado nelle scuole, soprattutto elementari, a parlare di poesia e trovo che i bambini siano assolutamente meno pieni di filtri, di maschere, certo. E quindi che per loro, ecco, questi incontri come questo che tu dici, mi piacerebbe moltissimo. No, io non leggo mai le mie poesie, evidentemente, cioè leggo Alcmane, leggo Caproni. Sono bellissime, complimenti, anzi approfitto per dirtelo, no, però, sono molto, molto belle. Grazie. Però appunto mi piace che loro ascoltino la musica della poesia e come tu mi dici, ecco, può succedere questo miracolo per cui poi uno diventa e sa quante volte là. E sa quante volte lo accendi e lo avrai già acceso, lo accenderai, perché è molto importante, te lo posso garantire. E lo vedi proprio negli sguardi, negli occhi. Quando racconti qualcosa ci sono quelli che proprio automaticamente si sintonizzano con te. Lo vedrai, lo raccoglierai. Perché a me succede, è successo. Ma tu vai nelle scuole anche? Sì, è capitato anche di fare degli incontri, dei seminari. Poi io sono figlia, come ti dicevo, di una maestra elementare. Quindi fin dalla tenera età fino a quella più adulta, insomma, mi piace dare dei piccoli input che poi, proprio perché li ho vissuti in prima persona e so quanto siano importanti. Certo, ma poi sai, tutto questo non perché tutti diventano musicisti o poeti, no. Ma perché se fra 100 persone c'è una persona che sta cercando la sua strada, è no? Produzione, di ricchezza. Sì, produzione di ricchezza, è sì, moltiplicazione sì. Per la ricerca. Bello, molto bello. Senti, ultima domanda sul... quello che ci stai preparando. So che nei primi mesi del prossimo anno hai un disco pronto, avrai un disco pronto in uscita. Sì. Quali sono le idee che lo sorreggono? Di che cosa ci vuoi raccontare? Beh, un po' quello che abbiamo detto. Io seguo il tempo, annuso l'aria che c'è, quindi cerco poi di decodificarla così come ti ho raccontato nella sostanza musicale. E nelle parole, chiaramente anche io mi modifico come tutte le persone che vivono, no? Quindi nel mio essere anche abbastanza coerente cerco sempre anche di spostarmi, no? Di seguire l'onda del tempo e sarò sempre io, sono riconoscibile, perché non saprei essere, nessuno di noi si può veramente modificare a mille, però c'è una piccola evoluzione probabilmente naturale che deriva dalla contaminazione, dagli incontri, anche questo incontro che sto vivendo, come si diceva prima, con queste mie due colleghe. E poi c'è soprattutto la voglia di raccontare le urgenze, le cose che mi premono da sempre, insomma, gli sguardi sul sociale, sulla vita. Ancora una volta racconto di donne, ancora una volta racconto... ho fatto già uscire un primo saggio, diciamo, di questo disco che si intitola Povero Dio, quindi questa mancanza di credo che c'è, perché c'è voglia di essere così dei filosofi del tempo, c'è la voglia di trovare un'introspezione, soprattutto dopo il lockdown vissuto, secondo me c'è da parte di tutti, no? di dare un perché a questo punto interrogativo. Però secondo me non siamo abbastanza bravi mai a servirlo, qualsiasi Dio, non abbiamo la pazienza, diciamo, per essere religiosi, per essere degli ottimi fedeli, qualsiasi sia il credo scelto. Ce lo mettiamo sempre, ce lo sistemiamo un po' come vogliamo noi, secondo me lo disturbiamo più che altro, no? Lo accusiamo di quello che non ci sta bene, ma non lo ringraziamo mai del tutto che abbiamo, come la vita. Beh sì, sul rendere grazie alla vita io sono assolutamente d'accordo, laica, però sono assolutamente d'accordo. Sì, assolutamente, ma sì. Anche essere laici, è una fede. Avere, sì, secondo me sì,
Assolutamente Una sì. fede strenua, una fede Sì. nel caso, nel caos, nel sopportare l'inutilità, mi sembra che sia, Certo, però assolutamente. appunto, diciamo con il timone del bene, possibilmente, per quello che L'indicazione, l'indirizzo di tutti è sempre, io dico, la bellezza e la serenità. Ed è, cioè, quando ogni credo dice di amare il prossimo, perché il prossimo siamo noi, di qualcuno e di tutti. Quindi voglio dire, anche nell'essere laico, tu mi insegni che il perfettamente prossimo coerente. esiste. Sì. E quindi vale la pena Senti, mi viene da pensarci. chiedere, anche siamo già oltre il tempo, ma vabbè, ce lo concediamo. Certo. Questo c'è stato qualche regalo che ti è venuto da questa clausura forzata? Qualche caduta dentro di te, qualche Beh, cosa che allora che hai io sentito? sempre, ho sempre avuto una distonia con il tempo, io, nel senso che mi sono sempre presa gli spazi volutamente, forzatamente, sono quella che arriva sempre 10 minuti in ritardo, ma perché io vivo di pensiero, di ricerca, di riflessione sempre su tutto, su ogni minimo dettaglio, di osservazione delle cose, quindi contrasto la velocità, contrasto la frenesia, contrasto l'ansia. E non solo in me, ma in tutti, cioè tutti quelli che posso incontrare, dico: ah, fermati, Mi aspetta, vai calmi. via. Ah, sì, perché è una ricetta di benessere, secondo me. Quindi il lockdown l'ha un po' imposto e finalmente mi ci sono trovata anch'io. Oh, finalmente il mondo, ah, si placa un po', perché questa corsa che non ci porta da nessuna parte, questa frenesia, come dicevo prima, non ci fa vivere più niente. Ci fa ottenere tanto di più, ma di cui non si può godere, perché questo è, non ci concediamo più veramente il tempo di un profumo, di un abbraccio. Ecco, adesso perché vogliamo di più l'abbraccio? Forse perché ce l'hanno tolto. Ecco, allora sulla sottrazione delle cose, sull'imposizione del fermo, finalmente forse ritroveremo noi stessi. Ecco, questo è l'unico premio di questo tempo, ritrovarci. No, questo sicuramente è vero, cioè essere un po', no? Un po' caduti anche nella nostra, nel nostro. Dipende quello che uno ci trova dentro di sé, Beh, se certo. ci trova Beh, delle cose appunto. però è anche un'opportunità per riempirlo questo sacco, questo corpo, riempirlo di qualcosa, no? Sì, E se non sei solo solo essere con te fuori. stesso, è certo, è certo. Completamente d'accordo. Saper bene Niente. quello che bisogna fare di noi. È lì che nasciamo, no? Nasciamo quando capiamo cosa dobbiamo fare veramente nella vita, chi dobbiamo essere, altrimenti viviamo inutilmente. Guarda, ne parlavo con mia figlia a proposito dei cattivi e buoni maestri, no? Dicevo, il buon Sì. maestro è quello che ti permette di essere quello che tu sei, non quello appunto che ti riempie di nozioni, no? Quindi ecco, questo Assolutamente. percorso inizia in prima elementare o anche prima in realtà, a proposito di del discorso che Sì. facevamo poco fa sulle scuole. Quindi è È stata una sia giusta via per istruire, assolutamente. un'occasione per capire un pochino chi siamo. Certo. Questo sì, forse nel bene e nel male, nei limiti, nell'ansia, nella depressione, nella gioia, nella serenità, no? E capire come ci regoliamo nei confronti dell'esterno che è stato così impedito, non è sottratto. Maria, lei sono stata davvero felice di parlare con te. Ci Anche io, siamo Maria, grazie, davvero, davvero. Oh, trovate. qualche volta, se sono d'accordo con me, anche le mie colleghe, potresti anche venire a leggere in apertura di qualche concerto nostro, qualche tuo verso, saresti veramente benvenuta. Io sarei felice. Grazie, io sono Davvero. contenta. Grazie davvero, grazie. Lo accetto con imbarazzo, emozione, eccetera, eccetera. Grazie. Grazie a Grazie e te niente, per aver un abbraccio accettato. purtroppo virtuale per adesso e un saluto caro a chi ci ha seguito. Ciao cara. Grazie. Ciao. Ciao, buon verso. Grazie, buona musica.